A questo punto abbiamo appunto Vittorio Pasteris, che è da voi ben conosciuto, essendo torinese ed essendo giornalista digitale, e niente, lui ci spiegherà le funzioni giornalistiche, ma anche altre cose legate appunto alla nostra professione e al mondo digitale. Allora, buongiorno a tutti, scusatemi, visto che ho fatto il tecnico a tutti, però sono in ritardo io per la mia cosa, quindi aspettate un secondo. Nel frattempo, mi permetto di citare due cose rispetto a quello che è stato detto in precedenza. Uno, avete notato che di queste fantastiche notizie che sono state pubblicate, non tutte erano state pubblicate dai vergognosi sitacci, eccetera, ma molte sono state pubblicate, data la loro grande profondità di analisi, da dei siti molto importanti, dalle agenzie di stampa. Adesso non vorrei urtare qualcuno della DN Kronos, ma quella, una delle ultime prestigiose notizie, era pubblicata dalla DN Kronos. Quindi, e poi ci lamentiamo che il giornalismo ha dei problemi. Secondo tema, che se vogliamo è un po' collegato con come dire, quanto detto in precedenza, non so se conoscete sia sui big data sia sui problemi che vengono fuori nel mondo complesso di oggi. Voi penso che uno dei regali che faranno trend sotto Natale sarà quello dell'assistente personale parlante. Tanto per capirci, quello che Google chiama, non mi ricordo come, e mentre Amazon ha chiamato Alexa o Echo. Avete presente cosa sono? Sono degli scatolotti con cui uno si mette a parlare. E lui, tu gli dici delle cose e lui ti risponde. C'è stato un episodio, se cercate su YouTube, è fantastico, su cosa è successo? C'era un simpatico, hanno spiegato in un canale televisivo americano come funzionava Echo, quindi c'era un signore che stava parlando, dava dei comandi a Echo e Echo rispondeva a Alexa. Il problema è che tutti quelli che c'erano in quel momento sul comodino davanti alla tele, analogo device, ha cominciato a sua volta a fare le stesse cose. Quindi è successo un pandemonio, non so se mi sono spiegato, quindi prendeva il comando dal televisore e lo faceva. Questo deriva sostanzialmente il fatto che se le cose ci escono dal controllo, il problema diventa complicato. Allora, io mi ero preparato delle cose strutturate rispetto a quello che poi era, appunto, questo se volete ne parliamo un'altra volta, era, come dire, l'obiettivo del mio intervento, però l'ho cambiato ovviamente tutto perché se no non era divertente, però mi sono permesso di essere un po' carogna, ovvero sia di fare una specie di, ho chiamata sostanzialmente prova d'accesso, ovvero abbiamo parlato di tante cose tra cui, le vedremo un momentino dopo, aspettate ragazzi, non ce la faccio a fare troppo multitasking, devo trovare i miei lucidi, un secondo. Allora, la prova d'accesso è così strutturata. Dobbiamo sapere chi sono questi signori per capire quanto siamo preparati su alcuni temi. Allora, si è parlato prima di come dire, poca conoscenza degli strumenti e poca conoscenza, io mi permetto di dire, della storia degli strumenti, no? Allora, c'è anche un puntatore meraviglioso, adesso non funziona più il monitor, siamo perfettamente fasati, vediamo un po' che succede. Oh no, improvviso, eccoli qua. Questi signori penso che li conosciate tutti, ok? Per capirci, quale che si accende? Allora, questi signori chi è? Bene, questo chi è? Questo chi è? Questo chi è? Bravi, primo test superato, passiamo al successivo. Il test successivo è più bastardo, se vogliamo. Questo dica. Alan Turing, quello di cui parlava precedentemente il professor Rasetti, che è considerato quello che ha inventato il modello del calcolatore che utilizziamo adesso. C'è stato un bellissimo film recentemente che racconta tutta la storia e la storia di Enigma e anche purtroppo la sua tristissima storia esistenziale legata tra l'altro a tutta una serie di simpatici cosine che gli ha fatto il governo inglese, che lo ha riabilitato 3 anni fa dopo che è successo di tutto. Ecco, chi signore qua li riconoscete, vero? Allora, questo signore chi è? Vi aiuto, è facile. Ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Londra, quindi voi dovreste pensare che è uno, e invece non è uno sportivo. E l'invento si chiama Tim Berners-Lee, è stato fatto dalla regina Elisabetta, Sir, e ha partecipato, gli inglesi sono dei fuoriclasse, alla, eccolo qua, di inaugurazione delle Olimpiadi.
E tra l'altro in questi giorni ha preso una posizione e lanciato un nuovo oggetto che sia Solid, che dovrebbe servirci a salvare un pochettino la nostra privacy rispetto ai social media, nel senso che attraverso Solid noi possiamo dire ai social media quali informazioni di noi possono utilizzare e quali no. Questo qua lo conoscete, se ne è parlato in questi giorni perché pare abbia un bruttissimo carattere. Bravo! Bravo. Questo signore è quello che ha inventato Linux, si chiama Linux Torvalds, è un finlandese di origine svedese, della minoranza etnica svedese che vive in Finlandia, e più o meno ha lanciato con il suo professore dell'università sistema operativo che più o meno utilizzano il 80% dei server online, cioè quello che fa girare tutti i server a cui vi collegate per leggere il giornale, pagare l'IMG, quella roba lì, quella roba lì. Questo non è facile, questo è già più carogna, eh? Chi è che ha detto che ho sentito che lo bacio? Vabbè, tu Pietro sei di parte, dai zitto, non dirlo più. Allora, questo signore qua si chiama Winton Cerf ed è quello che ha inventato con un altro amico suo il protocollo TCP/IP, cioè quello che noi utilizziamo per comunicare via internet. Attualmente ha delle cariche onorarie, penso anche abbastanza ben pagate, da parte di Google. Questo qua, se non sbaglio, dei tre è morto. Questo è difficile. Vi posso aiutare? Il vostro gatto. I gatti per definizione? Bravo. E si chiama Douglas Engelbart, è quello che ha inventato il mouse. Ok? Allora, il concetto è questo. Voi sapete tutti in Italia chi è Dante Alighieri, chi è Shakespeare, ma non sappiamo queste cosette qua. E a modesto mio parere è un gran casino questo fatto. Perché? Perché ci manca un pezzo di storia. Questa storia qua si è mossa negli ultimi 20 anni. Scusatemi se sono partito così come al solito con l'entrata a gamba tesa, però una delle ragioni per cui il mondo del giornalismo si è trovato impreparato all'entrata nel gioco del digitale è che non ha mai cagato, non solo, ma ne è sempre voluto star fuori. Ma adesso lo vediamo. Abbiamo parlato di queste cose qua. Primo tema, Mattino, media literacy. Allora, literacy sarebbe una cosa meravigliosa e sarebbe bello che si spendessero degli enormi soldi per spiegarla ai cittadini, ok? Saper usare i media, saperne, come dire, contesti, sarebbe molto utile per evitare banalmente, a parte quelle di Lercio, sono sostanzialmente cose che come gira il mondo, è semplice. Il problema è che su molte cose siamo un po' scarsi anche noi, io mi ci metto dentro, tra l'altro, su questo tema. Il tema degli algoritmi, che Michele Mezza ha spiegato nella sua maniera perfetta, è un tema su cui noi siamo totalmente scoperti. E mi permetto di dire, come ha detto Maurizio prima, quando è venuto fuori Cambridge Analytics, Freud mi potrebbe aiutare, in Italia l'hanno visto, una cosina così, ci hanno portato profili, informazioni personali, tutto. Cioè ci sono una sequenza in questi mesi indegna di buchi fatti da Facebook, ma fosse solo un buco. Il problema è che Facebook cedeva questi dati a fronte di soldi in maniera a cui noi non avevamo mai autorizzato. Ci sono stati degli aspetti, come dire, a vari livelli. Alcuni addetti ai lavori che con Facebook ci fanno i soldi, cioè minchia, faccio i corsi su Facebook ma me lo chiudono, come faccio? Altri invece proprio non ci sono arrivati a capirla, ed è abbastanza indegno secondo me questo fatto. Poi se ne è parlato, ecco, l'altra cosa che mi indigna è il fatto che se ne è parlato solo in relazione al problema elettorale. Va benissimo, non è corretto che certi strumenti abbiano la capacità di incidere rispetto a come si svolge il voto all'interno di un paese, che poi su certe cose tutto da dimostrare, su altre cose. Però ci sono degli aspetti che ci riguardano noi singoli, no? L'uso dei nostri dati personali, che poi sono il business del presente, forse del futuro, speriamo che si riduca un po' questo peso, e noi a volte ce ne freghiamo. Tema successivo, l'intelligenza artificiale sta menando il torrone perché ha la grande capacità di elaborare tutte le grosse quantità di dati che abbiamo a disposizione, come ha detto Rasetti, che quando parte a parlare gli viene sempre tutti la depressione. Poi lui spiega molto banalmente: questo è il mondo, ci si adatta, sì, non ci si adatta, tanto ti devi adattare lo stesso, quindi la realtà è quella. Non è una morte civile, bisogna capirle però queste cose. Tema FOIA, e lì sul tema FOIA io vengo sempre, anche lì mi viene l'embolo. Il fatto che i giornalisti non usino questi strumenti e non li conoscano,
mi provoca una serie di problemi esistenziali, nel senso che sostanzialmente è impossibile che se uno fa delle attività di ricerca, pardon, di inchiesta, perché poi l'inchiesta è ricerca a casa mia, non si trovi di fronte a fare delle cose del genere con degli enti. La domanda è: ma allora che giornalismo facciamo? Cioè, il problema non è che il digitale ci ha ammazzati, si sono ammazzati, perché io per il male non sto malaccio, però un certo sistema si è ammazzato perché non ha fatto il suo mestiere. È molto, e questo bisogna guardarlo in faccia, senza mezza misura, è la realtà dei fatti. Non solo, ma il fatto che, soprattutto in Italia, mi permetto anche di dirlo, io sono torinese, lavoro per buona parte del mio tempo a Torino, ma sono scritto all'Ordine della Toscana, per tutta una serie di ragioni, anche diciamo pure di dignità del mio lavoro. Però alla fine della fiera, quello che è il giornalismo di relazione, cioè il fatto che noi continuiamo a non voler mangiare cane, io non me la sento di dire che tu giornalista fai male il tuo lavoro, perché? Però ci sono molti giornalisti che non dovrebbero fare quel mestiere e bisognerebbe cominciare a parlarne di questi fatti. Questo vuole anche dire il fatto che poi alla fine della fiera chi fa male il proprio lavoro rovina anche te di smettere, mettendola così, ok? Ma questo non è mai stato fatto, e poi ne riparliamo dopo. Algoritmi, va bene, ecco, sul tema del copyright Maurizio ve l'ha cercato di spiegarlo, anche perché, come ha detto in partenza, la legge del copyright normalmente fanno questo overruling, cioè fare delle leggi complicatissime come si fa in Italia, in modo tale che non si capisce mai come fare a rispettarle. È vero anche il fatto che io mi ricordo, lavoravo in un noto giornale che sta dall'altra parte della strada, Leggi la Stampa, quando la stampa, e lì c'ero proprio in mezzo in questo casino, è passata dall'uso del diritto d'autore tradizionale, secondo la legislazione italiana, all'uso delle licenze Creative Commons, è stato uno scossone, perché poi banalmente il problema grosso non era quello di cambiare ad esempio le clausole contrattuali rispetto ai collaboratori esterni, ma era cambiare retrogrado le clausole contrattuali, siamo partiti da tutto scienze tra l'altro, di quanto era già in archivio, perché poi una delle ricchezze soprattutto di un sito online è l'archivio. Finito questo scossone è passato tutto, cioè non è una cosa così terrificante, è anche un'interpretazione diversa del diritto d'autore come quella che ci impone la rete oramai, non fa così male, quindi secondo me quella cosa si può diffondere di più. Il tema poi, oggi abbiamo parlato di molte cose di altissimo livello, che sono molto importanti per condizionare il nostro presente, di cittadini ma di giornalisti. Poi si va a finire lì, no? Che oddio i contratti, allora parliamone, ci troviamo in una realtà in cui per molti anni non si è creati delle domande, adesso le domande non ci sono più neanche, sono già arrivate le risposte. Le risposte sono queste. Questo secondo me è lo stato dell'arte attuale, non è per fare, è per fare banalmente una lista, cioè raccontare dei fatti. Nota tecnica, i disponibili online, quindi se non fate foto va benissimo. Comunque, fra qualche mese Roger e giornalisti, secondo me non c'è più. Diciamoci. Bene, quella è la realtà dei fatti, anche perché in questo momento storico c'è una grossissima difficoltà a difendere queste cose, vediamo poi anche dopo come. L'altro problema è quello dell'INVI, lo sappiamo tutti, cioè è un problema di tipo economico, non è quello il mio obiettivo. Però con la fine dell'ordine dei giornalisti, gli operatori dell'informazione dovranno ritarare il loro presente e futuro. Questo vuol dire, usandolo in parole, che non vuol dire che per forza un male, è un cambiamento di scenario. Ora, da quel che ho vissuto io la professione giornalistica, mi sa che i giornalisti, che dovrebbero essere quelli che guardano, si informano e tutto, sono una specie estremamente conservatrice, ok? Perché se ci hanno impiegato 20 anni a capire che c'è il digitale, non è un processo, l'ha capito anche, come dire, altre professioni meno attente. Non solo, ma si è passato da un sistema oligopolistico bloccato a un sistema molto diffuso, quindi era chiaro che in passato c'erano dei contratti diversi, erano quattro gatti che erano le testate, poi sul tema del sistema giornalistico italiano ci sarebbe da scrivere dei fiumi di parole, sono stati scritti. Quello che è stato spiegato, o ci abbiamo provato, in questa giornata, e spero è buono che siate sopravvissuti, è tutto dannatamente sia complesso come processi, ma proprio complesso come contesto, ok? Però che piaccia o che non piaccia, è quello. Cioè, se uno non vuole stare a questo gioco, se non volete rischiare, lasciate perdere, perché comunque non abbiamo delle certezze in questo momento.
ma anche un bene. In fondo, chi è che in questo momento ha delle certezze? Poche specie umane, e vedremo come va a finire, tra l'altro, per questi. Però può pensare che sia un investimento di breve periodo. Una cosa che ho sempre imputato ai giornalisti è quello di dire: è vero che noi abbiamo tutti, ciascuno di noi, dei problemi che si chiamano pagare le bollette. Però se tu trasferisci il tuo lavoro nel prendere dei soldi dalla scrittura degli articoli e non pensare mai, o neanche provarci, nel medio-lungo periodo, il problema è serio. Sei disperato, ma perché non ragioni nell'ottica di medio-lungo periodo, salvo che abbia 95 anni e una pensione tranquilla, perché quello è l'altro dato di fatto. Allora, questo è, visto che siete molto allegri, il mondo è cambiato, vabbè, tutte queste cose non vi tedio, perché sennò poi, però l'abbiamo capito, tanto queste se volete poi ve le leggete con calmina. Questo è un altro dato interessante. Io quando ho cominciato a leggere i contratti giornalistici per tutta una serie di cose, i contratti dei giornalisti fanno ancora riferimento a buone cose che fanno parte alla stampa cartacea, ok? Ma per anni, cioè l'introduzione del digitale è stata una cosa, ne abbiamo parlato un'oretta fa, ultimo periodo, ma anche sono 15 anni che non si è ancora accettato, sembra una perversione. Si parla molto, se ne parlava ieri sera a cena, del giornalista che fa anche l'imprenditore, una cosa interessante, io personalmente lo faccio, mi ci trovo bene, faccio anche altre cose, però non è una cosa, io mi ricordo con Marco, siamo stati alla Camera a parlare di questo in un'audizione, non so che diavolo di commissione, era Camera o Senato? Era Senato, perché non ti facevano entrare, e non ci facevano entrare perché non c'avevi la cravatta, me lo ricordo ancora, sai, piccoli particolari che ti aiutano, e a parlare di fronte all'opinione, cioè il fatto che un giornalista che dovrebbe essere una specie che non tocca il vil denaro, non è vero, non contiamoci ballo, ho visto delle cose vergognosissime fatte da giornalisti sul tema che si chiama denaro, non poteva pensare di sviluppare imprenditorialmente la sua attività. Se ci pensate agli albori di qualsiasi forma di informazione che si rinnova, cioè la stampa, la TV, la radio, più la stampa, perché poi la sappiamo, TV e radio non sono solo informazione, sono informazione e intrattenimento, chi le faceva partire aveva un'origine del mestiere, ok? Era un giornalista che poi diventava imprenditore e andava avanti. Se ci pensate, leggetevi la storia del giornalismo inglese italiano, ok? Qui sembra che sia un pochino più difficile. Come ha detto Anghilante precedentemente, è verissimo tra l'altro che la soglia d'entrata è molto bassa, ok? Quindi nel peggio, tra l'altro, da un lato c'è il problema che ci provo, poi nel caso vada male, che non vuol dire partire molto immotivati, vuol dire partire alla viva al parroco, come aveva detto il miglior Bruno Pizzoldi dei tempi d'oro. Bisogna essere motivati, bisogna pensare anche in questo caso. Io ho visto persone aprire un sito dopo 6 mesi chiuderlo, perché? Perché non ci guadagni abbastanza, ragazzo, cioè non è che in 6 mesi tu puoi provocare la crescita del traffico in modo tale che hai la possibilità di coprire il tuo lavoro o quello delle persone che lavorano con te. Cioè, nessuno che abbia un'idea di impresa che più o meno sia più o meno non folle può pensare a una cosa del genere, anche se conosce banalmente il mercato in cui si colloca. Questo lo lasciamo perdere, ripeto, non voglio uccidervi a quest'ora. Casi della vita. Io porto sempre a spasso il mio amico Salvatore Ranzulla. Voi conoscete Salvatore, più o meno ci siete finiti in questo imbuto che si chiama il sito, no? Salvatore Ranzulla è un ragazzo che ha 28 anni, di un meraviglioso paese che si chiama, meraviglioso neanche poi, adesso non si incazzare, Salvatore, scusa, che si chiama Mirabelli in Baccari, provincia di Ragusa, se non sbaglio, che si è inventato questa storia qua. Lui ha cominciato a scrivere, no, non stiamo parlando di giornalismo in senso strettamente ortodosso, ok? Perché lui fa un sito in cui sostanzialmente dà risposte a tutti gli italiani che cercano cose che non capiscono una mazza rispetto all'uso della tecnologia, del digitale, degli smartphone, dei computer, del videoregistratore, della Wii, di quel che vi pare. Voi cercate qualsiasi menata, se avete uno smartphone cominciate in tempo reale, non mi offendo, anzi è divertente, e ci finite come un imbo. Allora, dunque, questa qua sulla sinistra è Paola Pasteri, mia figlia, quella è mia moglie Barbara, quello piccolo è Pietro, siamo nel 2011, e se vedete lo sfondo qualcuno riconosce le cose, è il parco, come si chiama, Venaria Reale, ok? Il cortile di Venaria Reale. Salvatore è quello lì, ovviamente ammetto che siamo amicissimi da anni e anni, quindi, e appunto ci frequentiamo così, ci andiamo in giro, adesso un po' di meno perché è diventato un figo, quindi è dura. Adesso si è lanciato a fare sto libro qua, un successo editoriale, lo vedete in televisione, eccetera.
e anche bisognerà che poi lo portiamo presto per terra, però ha fatto un lavoro pazzesco. Perché? Uno, perché come lui ce ne sono pochi, perché se fossero tutti Ranzulli in Italia il PIL e il paese si riposizionerebbe. Due, perché lui è in grado col suo cervello di presiedere tutto il processo, cioè lui è in grado di capire cosa vuole la gente, offrirglielo, ma lo capisce non perché cioè, si è costruito uno strumento che fa delle ricerche su Google, cioè perdono, fa delle ricerche sugli input automatici che vi manda Google quando cercate qualcosa. Quindi io cerco Torino e Google comincia a infilarmi mole, no? Così andando avanti, sostanzialmente si riesce a riconoscere la frequenza di ricerche all'interno di Google dei diversi lemmi della lingua italiana, ok? Vabbè. E quindi capisce che cosa vuole quella gente. Attenzione, c'era un passaggio prima in cui dicevo conoscete i vostri lettori. Ah, sei un populista perché bisogna fare un'informazione diversa, non bisogna fare in modo di dare le balle. Se uno non conosce il mondo che sta dall'altra parte, ragionevolmente non è in grado di fornirgli un prodotto, cioè banalmente, perché i grandi player internazionali di qualsiasi mercato vogliono le nostre informazioni personali, quindi sappiamo che cosa vuoi tu e te lo diamo, banale, ok. Che cosa è successo però, dopo che Salvatore appunto poi ha la capacità tecnologica di capire come impostare proprio i server e anche la capacità analitica, lui non ha fatto ingegneria nonostante ci abbia provato, ha fatto la Bocconi, di capire come porsi rispetto al mercato pubblicitario. Ok, non so se conoscete i dati di traffico del sito di Salvatore. Bene, eccoli qua. Questi sono i dati di luglio 2018 di Comscore, che è uno dei due player internazionali più quotati, come diceva prima Enrico, se volete facciamo un po' su questi temi prima, che fanno, tracciano i siti e danno il traffico. Allora, Repubblica, TGcom, City News, tanto per capirci, quel agglomerato italiano che fa Torino Today per capirci sul territorio, Corriere, Ciao People, altro nativo di citare, tanto per capirci, come si chiama, aiuto, Fanpage, grazie, un momento di panico, Star Bene, Il Fatto Quotidiano, La Gazzetta dello Sport, Monriff, Quotidiani Espresso, 13° sito in Italia. E il sito che fa Salvatore, che è partito 12 anni fa, che fanno 4 persone, fa 1.400.000 di fatturato, che si mette nella sua tasca in parte, difatti si incazza sempre quando deve pagare le tasse, e fa 8 milioni di visitatori, 8.162 visitatori, mese. Se guardate, tutti i signori che stanno nell'edificio di fronte, un pezzo, perché una volta lo occupavano tutti, adesso un po' di meno, che c'è la stampa, fa meno traffico di Salvatore Raiulo a casa sua a Milano e 6 collaboratori, di cui 2 a Torino, è giusto essere orgogliosi, che lavorano in remoto. Questo è il digitale nel 2018. Ok? Ripeto, il modello di Salvatore non è totalmente riproducibile, non è totalmente riproducibile ed è un po' estremizzato, però una strada esiste, ok? È quello che cerco sempre di dire, ok, guardate che non è morto nessuno, si va avanti, però bisogna un po' cambiare mentalità. Allora, andiamo avanti. Un altro tema che è molto caldo in questo periodo, e tra l'altro in cui i giornalisti, se fanno un saltino di qualità, dovrebbero essere molto competenti. Perché un giornalista dovrebbe essere molto competente, lo vediamo dopo, però aggiungiamo alcune cose. Dovrebbe essere molto competente, ovviamente, di quello che io chiamo il suo dominio, quindi il suo contesto, che può essere non singolo, ma molto, non so, io mi occupo di, che ne so, pallanuoto, turismo e femminile. Come piace? So, me ne intendo, vado lì. Oppure ho dei rapporti molto in questo contesto, ma ne discutiamo in un altro ambito. Dovrebbero conoscere il copyright, perché poi è pane quotidiano. Il tentativo che è stato fatto prima con Maurizio Codogno era quello di spiegarlo senza essere di parte, poi Maurizio ha detto delle sue cose, perché bene o male una parte della sua vita la spende con Wikipedia, Wikimedia, che è stata l'unica che ha tentato un approfondimento visto dal suo punto di vista nel contesto della direttiva europea, va bene. E poi il problema della privacy non è così banale per i giornalisti, anche perché... E in questo periodo io sto diventando una specie di pasdaran su questo tema.
ma vediamo in fondo di questo, di questa serie di punti. Allora, partiamo dal primo posto, che i nostri dati personali sono un business, e ci colleghiamo, ne abbiamo parlato prima in maniera spot, sul discorso di Facebook. Va bene. Noi però come ci poniamo rispetto ai nostri dati personali? Ne abbiamo parlato prima sempre. Voi lo sapete da un paio di mesi, no, maggio, non so fare i conti a quest'ora, comunque è entrato in vigore il GDPR, questo tomone europeo che si occupa di normare la privacy, una legge anche in questo caso overruling pesantissimo, però che ha tentato a suo modo di mettere un po' di ordine in un casino che non finiva più, anche perché c'erano una serie di direttive nazionali, una direttiva europea che cerca di dall'alto dire cerchiamo di darci una, come dire, una regolata. Tra l'altro gli americani hanno dovuto reagire subito su questo tema, perché sono mica scemi, cioè nel senso che sono adeguati. Poi c'è stato, non so se avete presente, per un certo periodo una serie di siti americani non erano accessibili da Europa, ma per la semplice ragione che loro avevano paura di non essere adeguati alla normativa europea, e quindi qualcuno che dall'Europa gli andasse lì, gli faceva che non sei adeguato, ti faccio causa. Ok, è un caso veramente interessante, che vuol dire trafficoni, dal punto di soldoni. Cioè io rinuncio del traffico perché ho paura di aver fatto delle cazzate sulla privacy. Gli inglesi, gli americani, gli anglosassoni su queste cose sono pazzeschi, ma fanno bene. Poi si perdono per la strada i casini di Facebook, ma questo è un altro problema. Noi come giornalisti come ci poniamo? È una buona domanda. C'è stato recentemente, finalmente organizzato proprio dal... Allora, ce ne sono stati due momenti di formazione e di approfondimento fatto nel contesto della formazione dei giornalisti supportati dalla stampa subalpina sul tema della GDPR. Ci sono tutta una serie di cose non banali, soprattutto che diventano un peso non banale se uno non le capisce, perché dopo un po'... Tra l'altro, io con la mia modesta azienda abbiamo fatto la conferenza terzi su questo tema, proprio per il fatto che casualmente ci siamo trovati fra esperti di sicurezza, un paio di giornalisti col cervello un po' allargato, e questi problemi qua. E li abbiamo affrontati, e tra l'altro è chiaro che ad esempio i problemi del GDPR sono abbastanza pesanti se tu sei una piccola e media impresa, sia di tipo editoriale, sia che si occupa di comunicazione / ufficio stampa. Però non sono le montagne. Occhio che però, tra l'altro, dunque, cos'è? Fine mese scorso, se non ricordo male, è entrato in vigore, diciamo, un pacciocchetto di regolamento attuativo del GDPR che riguarda la realtà italiana, che è sostanzialmente un adeguamento del codice della privacy in contaminazione del GDPR. Spiego, per gli amanti delle cose leguleie, il GDPR richiedeva da parte delle singole nazioni sostanzialmente un regolamento attuativo. Non è stato fatto, ma hanno fatto sostanzialmente, come si dice in piemontese, un tacun, cioè una toppa, cioè adeguare il codice della privacy alle nuove normative del GDPR. Quindi paradossalmente uno può fargli causa adesso, cioè. E qui arriviamo a un tema su cui appunto io mi sto scaldando, e in effetti stiamo anche lavorando con altri colleghi a una piattaforma che dovrebbe aiutarci in questo. Mi rendo conto che i problemi del mercato in questo per i giornalisti hanno fatto in modo che molti si siano mossi dall'editoria all'ufficio stampa, che non è banale il passo, tanto si bisognerebbe che ogni tanto facessero due ragionamenti finché esiste l'ordine, quindi sono 2 o 3 mesi, quindi non perdiamo tempo, non li faranno più, non li hai mai fatti prima su questo tema, e soprattutto dei passaggi che ci sono da quelli che fanno ufficio stampa a editoria e viceversa. E ci sono dei casi, anche in questo caso, che fa un po' di tempo di, come dire, mi permetterò di denunciare, di persone che contemporaneamente fanno l'ufficio stampa per dei grossi attori del mondo politico e legati alla politica, e nel frattempo lavorano per l'agenzia stampa. Vi rendete conto? Come ha detto un collega, o c'è una separazione netta, cioè io non scrivo niente su quello, ma non è così, mi spiace, anche perché sennò non ci sarebbe questa contaminazione. Comunque, dicevo, molti si sono mossi nell'ambito dell'ufficio stampa, ci sono delle persone, tipicamente donne, che lo fanno da molto tempo e sono delle professioniste straordinarie con cui ho un rapporto meraviglioso, anche perché si installa un rapporto di scambio, non è come in effetti è diventato per molti nell'ultimo anno uno sparamento di comunicati, ok? Ovviamente il mercato si è dilatato, quindi noi come redazione di Quotidiano Piemontese, fatti i conti un po' di tempo fa, ricevevamo 350 comunicati stampa al giorno, fatti salvo per mail, fatti salvo quello che finiscono nel filtro anti-spam, quindi quelli non li riusciamo a quantificare, anche perché se andiamo pure a misurare quelli, ci ricoverano tutti. Ed è giusto che tutti questi abbiano diritto innanzitutto a cercare di fare il loro lavoro al meglio, però capite che è un casino.
Cioè, se si arriva alle smitragliate, allora io ti mando il comunicato, tu non mi consideri. Ti mando il comunicato due volte, la seconda volta non mi consideri, anche perché di questi 350 stupori cristi che fanno il desk, o sono unietrini o hanno dei problemi seri a stargli dietro tutto. Poi ognuno, bene o male, interpreta il comunicato con il suo peso, cioè non è univoco, no? È giusto che sia all'interno di un'organizzazione. Quindi poi successivamente, adesso la cosina sta diventando complicatina nel momento in cui sono arrivati gli strumenti di instant messaging, quindi cominciano a spararti il messaggino su WhatsApp. E diciamo pure, io comincio a diventare effervescente, anche perché partendo dal presupposto che io sono il direttore di una testata che poi alla fine ha tre testate che dipendono da questa direzione, si parte dal presupposto che io influenzo un casino le scelte della redazione. La tendenza è pari a zero, chiedere a Giuseppe che lavora con noi o qualcuno, cioè io non so neanche bene o male che cosa succede, abbiamo delle linee che sono fare il miglior giornalismo possibile, punto. Poi se ci sono dei casini parliamo e ci incazziamo e boh. Quindi inizia questo sistema di mitraglia. Ok, allora io, come altri ho notato giornalisti, un po' di tempo fa, quando è entrato in vigore il GDPR, se voi guardate www.pasteris.it c'è un post di quel giorno in cui dico, cari colleghi, cioè metto le mani avanti, cari colleghi, se volete mandare, perché io più o meno, come molti altri, abbiamo diverse caselle di posta elettronica che dipendono da una serie di cappelli che porto, quello mio, io me stesso medesimo, io me stesso persona che fa il giornalista, io me stesso persona che fa il presidente di una società, io me stesso che fa delle cose con l'LCD, eccetera, eccetera. Quando l'ufficio stampa brinca l'indirizzo di mail, te lo mette lì e c'hai... e ha preso il tag e non lo molla più. Allora io mi sono permesso di fare un simpatico post sul mio blog in cui dice, cari colleghi, virgola, dicevo, se volete mandarmi i vostri comunicati stampa, mandatemeli qua, ok? Io ve li leggo, sono tranquillo, so che è lì, è come avere... Di fatto adesso io penso che la cosa andrà ribaltata, cioè avere un'area franca in cui vado a leggermi le cose che attraverso un sistema in cui ci sia un rapporto di, come dire, fiducia bionivoca, le parti condividono del materiale. In questi giorni è già successo con una delle persone con cui abbiamo aperto questo tavolo, come dire, delle trattative. Difatti ieri mi sono dato del pirla perché ho detto, scusami, comunicato stampa che non me l'hai mandato. No, guarda, l'ho messo online e non volevo neanche mandarti il link. Quindi capite che... Però in effetti questo rapporto che poi porta la qualità dell'informazione, perché vuol dire il rapporto fra un giornalista che in quel momento, fortunatamente parliamone, fa il giornalista che lavora in un ambito editoriale e il giornalista che fa l'ufficio stampa, si trova un simpatico rapporto di fiducia reciproca, che poi è il cuore anche di qualsiasi, come dire, condivisione di cose in questo contesto. Non per niente qualcuno non ha ancora capito che teoricamente uno a un certo punto, e lì c'è stata una discussione ferocissima, ma ci sono oramai già anche in questo caso in Italia, nonostante la legge sia molto recente, delle pronunce molto chiare, lo spam senza un minimo di, senza un'autorizzazione oramai non è più legale. Quindi bisogna anche in quell'ambito lì trovare un territorio. Scusatemi, ma su questo tema mi scaldo, quindi faccio in fretta, se no Marco mi caccia. Tema successiva. Allora, dopo questa specie di predicozzo, in effetti l'oggetto del dovevo parlarvi in teoria era le professioni al digitale. Allora, innanzitutto se tentavo di elencare in maniera vagamente tassonomica queste, mi veniva una flebo, anche prima ne parlavano in maniera ironica, di parole spesse volte inglese, cioè sicuramente inglese, che non dicono un tubo. No, il social media manager, tu che fai? Quindi io ho cercato di prenderla diversa, come in tante cose della vita. Cioè, per fare bene i mestieri di quello che dovrebbe fare informazione sul digitale, bisogna sapere alcune cosette. Ok? Punto primo, il giornalismo digitale è qualcosa di molto simile all'algoritmo, alla macchina. Ok, si entra in una catena di montaggio, ma se ci pensate, in qualsiasi giornale è una catena di montaggio. Ok? Perché comunque sì, ha dei flussi, ha dei processi che sono, poi nel giornale cartaceo il processo industriale è fortissimo, il processo industriale si chiama stampa, se ci fate caso. Nell'internet il processo industriale è molto semplificato dal punto di vista sia
come dire, concettuale, ma mica tanto si spacca il server o quando si spacca il CMS, quindi il sistema editoriale, forse anche quando si spacca il microfono. Due, è molto meno costoso, quindi si diceva prima, il, come dire, la barriera inglese è molto più bassa, però sostanzialmente è un sistema molto tailorizzato dal punto di vista del processo, anche perché c'è, volendo, un qualsiasi CMS decente ha un sistema di validazione dei contenuti, quindi scrive qualcuno, poi una redazione lo valida e lo metto online. Oramai con i tempi che ci sono in quei processi nessuno fa quasi mai questo processo, salvo che ci sia un, come dire, un collaboratore che non hai mai neanche visto in faccia, e allora lì ci sta un momentino abbottonato, però purtroppo, e questo è un difetto enorme del digitale, la fretta è una cattivissima consigliera, e questo è una cosa su cui dovremmo rassegnare. Allora, conoscere il sistema mondo e lasciate perdere, perché siamo in un contesto cambiato, tutto quello che è servito fino adesso, che abbiamo cercato di discutere assieme, mi dispiace che era molto strutturato, forse non troppo per un'interazione, però forse dei temi erano anche nuovi per voi, quindi non se ne è discusso tanto, però avete visto, ci sono stati dei temi tipo quello di Maurizio e soprattutto Rasetti, che sono stati molto partecipati da tutti. Conoscere il proprio dominio, l'abbiamo detto prima, conoscere la tecnologia non guasta, nel senso che avete visto, io ho la grande fortuna, lo dico sempre, che nasco come informatico. Infatti mi avete visto, mi hanno rifilato tutti i servizi tecnici qua della giornata, ogni tanto andavo qua, attaccavo un computer, poi ne attaccavo un altro, nel frattempo attaccavo Wi-Fi, c'è anche questo che non ha ancora funzionato, però non aiuta molto perché uno ha un dominio del, come dire, della macchina, l'altra cosa è ne capisci le problematicità, i limiti, perché queste poi non è che siano delle cose, no? Che poi onnipotenti, l'abbiamo detto prima, noi abbiamo sempre il diritto di spegnere il cellulare e di spegnere il computer, diritto massimo da utilizzare con grandissima competenza. L'altra cosa, se ci fate caso, non sono cose, non sono valori che impattano molto il digitale come oggetto specifico, salvo sostanzialmente il conoscere la tecnologia non guasta. L'altra cosa che su cui si dovrebbe, cioè quelli che ci stanno riuscendo lo stanno facendo, e senza, come dire, farla troppo fuori dal vasetto, è uscire dallo status quo che la professione ci ha imposto per molti anni, ok? E soprattutto il conformismo, altro grosso difetto della professione. Maurizio prima ha detto una cosa, io ho cercato di discutere di questo tema con delle testate, mi ha risposto a venire, con grazie, mi ha risposto altro, a venire, se ci fate caso, ha dei dati editoriali molto interessanti in questo periodo, quindi signore, che a venire, che esce un po' dal seminato, faccio sporco, mi scusino, perché poi anche l'ho visto all'Origine Cattolica, forse l'aggettivo sporco non è ben attribuito, lavoro, però non so se mi rendo conto. In questo paese il giornalismo si è fatto del male perché è stato conformista. Cioè, i giornalisti, io lo dico, se volete poi spararmi nelle gambe, non sono grossi problemi. Cioè il dolore nasce proprio da questa incapacità di staccarsi, dal conformismo che ci fa non fare delle cose perché abbiamo paura che farle ci faccia uscire dal giro. Poi, in questo momento, visto che il giro sta proprio maluccio di per conto suo, mettere un passettino di lato non è così difficile, no? C'era ancora una cosa che, scusatemi, era interessante da discutere sul tema. E questo, scusatemi, non ce la faccio. Già, queste non sono ancora la versione upgraded, perché ce n'avevo ancora quella, perché io appunto li ho rimaneggiati anche per cercare di tenerli svegli durante la mattinata. In una recente... questa è un'altra cosa. In una recente... lettera aperta che hanno fatto i 20 presidenti degli ordini professionali, degli ordini dei giornalisti contro la paura dell'abolizione dell'ordine, sostenevano che è importante che i cittadini abbiano un organo, abbiano un organo che verifichi deontologicamente la produzione dell'informazione. La dico così, me l'ero scritto per non dire. Allora, se voi avete presente. Anche qui, data journalism, da spendere poco. Avete presente quante sentenze l'ordine dei giornalisti di tipo deontologico ha fatto nei confronti dei giornalisti? Allora, le possibilità sono due. O sono tutti santi, o questo controllo non è stato esercitato in questa maniera. Difatti il problema grosso in questo momento per difendere l'ordine dei giornalisti è avere sostanzialmente delle parole da dire, degli argomenti da addurre, e lì la situazione diventa complicata.
5 minuti veloci, perché quando con Marco abbiamo deciso questo finale della serata, prima che vi addormentiate del tutto, c'era questo titolo. Io nel frattempo sto lavorando, perché cosa è successo? Anni fa la Toscana, che è la mamma di LSD, che a sua volta è il papà di Digit, mettiamola così, in maniera assolutamente pionieristica, perché anche c'era un grosso aiuto da parte del Taglia toscano, diciamola così, cioè del segretario dell'Associazione Stampa Toscana, fece un bel lavoro di monitoraggio dei giornali online della Toscana. È stato presentato 3 anni fa. Ed è l'unico lavoro che è stato fatto in Italia su questo tema. È servito molto anche per chiarire agli attori, anche quelli della politica, gli stakeholders, la realtà del mondo e anche l'importanza che sta assumendo, ok? Anche perché, scusatemi, un'altra cattiveria, sempre nella lettera si parlava della libertà di stampa. Ora, la stampa è fare riferimento a un processo industriale che oramai è vetusto, parliamo al limite di libertà di informazione, che non guasterebbe, però vabbè, essere fare i fini. Ci abbiamo provato in questo periodo a fare una stessa cosa in Piemonte, tra l'altro ci sta venendo dietro appunto l'SD eccetera eccetera, e speriamo che gli attori sul territorio ci aiutino per ingrandire. Difatti ci sono alcuni dati che abbiamo messo insieme su quella che è insieme ad ANSO, che è un'altra associazione di cui facciamo parte noi come Quotidiano Piemontese, che vuol dire Associazione Nazionale Stampa Online, per monitorare due cose che riguardano l'informazione e l'informazione sul turismo in Piemonte, che sono due dati paralleli, e tra l'altro due dati che sono, come dire, strategici, mettiamola così, anche perché il Piemonte, se parliamo del turismo, si in questi anni ha scoperto una sua vocazione turistica importante. Allora, ci siamo, scusate, chiedo venia. Abbiamo usato dei parametri, ripeto, stiamo ancora andandoci avanti, speriamo in fretta di riuscire a debuggarla. Abbiamo usato dei parametri quantitativi, ne parlava prima Anghilante, o accedi direttamente ai dati di Analytics/Comscore, però non tutti usano gli stessi. Beh, Analytics in Italia quasi tutti, però a volte non te li vogliono fare, ci sono queste follie, non voglio darti i miei dati, perché scusa, sono dati che servono anche per capire, virgolette, il tuo posizionamento del mercato, ma questa è una perversione. Poi, quindi abbiamo usato Similarweb, non so se lo conoscete, è uno strumento che sostanzialmente, attraverso una serie di parametri che lui è in grado di misurare, accedendo a tutta una serie di database di traffico, dà un dato che è un ranking mondiale e nazionale del singolo sito. Okay? Lei dice, tu sei il 2.312 del Piemonte, dell'Italia, scusatemi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo usato come indicatore, anche questo empirico ma quantitativo, i follower su Twitter e Instagram, su alcuni se alcuni no, perché alcuni ce l'hanno, alcuni non ce l'hanno, ma Twitter più o meno ce l'hanno tutti, salvo proprio disastri ecologici, e Facebook, i famosi follower. Fermo restando che siamo consci che, soprattutto in passato, adesso questa deriva delirante si è placata, molti se li sono andati a comprare un tanto al chilo ed erano follower più o meno piazzato, uno a Manila, due a Singapore e quattro sulle Ande. Quindi, vabbè. Poi abbiamo cercato anche di avere dei parametri qualitativi, cioè quanto vengono usati i comunicati stampa. È molto facile, prendi una decina di articoli a campione e verifichi quante volte sono stati riprodotti nelle diverse testate, molte volte testualmente, poi copia, il famoso CTRL-C, CTRL-V di Maurizio. Poi abbiamo guardato un po', abbiamo per il momento censito 85 siti di informazione e 74 di turismo. Adesso i numeri li presenteremo fra un pochettino. Allora, l'informazione, stiamo parlando del Piemonte, quindi scusate, la faccio breve. I leader sono quelli, cioè, che hanno dei numeri veramente significativi, quindi, come si diceva prima, che influenzano, virgolette, il mercato quantitativo, sono veramente pochi. Dio grazie, ci siamo noi. E sono quelli che, come dire, come spiegava più o meno con dei numeri, che poi Anghilante, quando comincia a parlare di numeri, fatichi un po' a stargli dietro, sono quelli che sostanzialmente, appunto, generano quantitativamente questi.
stiamo cercando di pulirle i dati, cioè, perché poi il sito Pippo e il sito Pluto, che hanno il traffico 100 e il traffico 100, se devi fare la, come dire, calcolare il traffico collettivo di Pluto, Pippo, non è a Pluto più Pippo, perché una serie, una quantità di traffico che è congiunto, ok? Non so se mi sono spiegato. Quindi, però la quantità di visitatori unici tra pagine viste che generano i grossi attori sul territorio è assolutamente impressionante rispetto a quello che ad esempio i giornali non nativi digitali, quindi tanto per non far nomi, Stampa, Repubblica, da poco Corriere, che però Corriere Torino, devo dire la verità, si è veramente mosso poco online, il posizionamento è molto sul cartaceo. Allora, l'uso dei social è ancora mediamente modesto e sostanzialmente fidelizzato alla diffusione, sempre citando quanto diceva prima Anghilante, boom, sparo una pagina in più, però poi alla fine della fiera non si crea, come dire, una comunità vera incentrata su quello. Molti lo usano perché devono gonfiare i dati di traffico, cioè gonfiare non artificiosamente, no? Però farli crescere. Il problema è poi fare in modo che questo traffico diventi residente su quel sito, cioè che non ci vengano sporadicamente. Le app, che una volta erano in gran voga, sono morte. Anche perché, nonostante il fatto che il traffico da mobile è mediamente superiore al 75% per i siti. Una volta c'erano le app, faceva molto figo, però oramai col fatto che abbiamo lo smartphone sempre dietro, ti colleghi direttamente al sito. Poi, attenzione, ricordiamo sempre il fatto che mediamente un accesso a un sito arriva da tre driver, che poi spesso e volte aritmeticamente hanno un'importanza paritetica: quelli che conoscono il sito, quindi scrivono www.quotidianapiemontese.it, quelli che ci arrivano attraverso Google e dintorni, sostanzialmente Google, quindi attraverso una ricerca in quelli che una volta si chiamavano motori di ricerca, che si chiamano pure adesso, e poi un'altra terza quantità che attraversa, pardon, che arriva attraverso i social. Se guardate SimilarWeb e avete dei siti personali, vi dà anche lo spacchettamento di quanto vi arriva dalla ricerca, di quanto vi arriva per accesso diretto, quanto vi arriva per i social. Se pagate anche un po', vi dice anche quanto arriva. Ma lo vedete anche, era un pezzo sempre di altre cose, lo vedete anche banalmente attraverso le vostre statistiche di Analytics, però a casa vostra perlomeno. Però se volete anche vederlo a casa d'altri, potete farlo così. Poi, ecco, i contenuti, mentre i giornali, come dire, tradizionali, hanno fatto un'operazione di segmentazione anagrafica dei contenuti versus i lettori, cioè fanno anagrafiche e, mi permetto di dire, di genere. Quindi una cosa per le donne, una cosa per gli uomini un po' di meno, ma ci stanno pure arrivando lì, per i giovani, per gli anziani, per non lo so, si sta facendo un'informazione abbastanza generalista. L'uso dei comunicati è molto diffuso, che i rapporti tradizionali fanno informazione politica. È un modo fine per dire che ci sono dei giornali molto vicini a dei partiti politici o dei movimenti o quella roba lì, come è nella vita normale. Non so, ma ci sono delle testate di informazione che sono abbastanza controllate dalla politica in prima persona o addirittura in via economica. Se voi guardate, se volete vi dico anche il nome e cognome dei siti, ma non ho voglia di beccarmi una querela oggi, anche un po' tardi, ho degli impegni per sera, che vedete le pubblicità sono sempre le stesse, fanno riferimento ad aziende e o contesti politici molto schierati. È un ma riusciamo a toglierci, prima o poi succederà anche quello, che ci faremo una serie di antibiotici, poi ci toglieremo come paese anche questo problema. D'altra parte ci sono anche delle testate, devo dire, piccole e grandi medie, quindi quelle grosse che fanno traffico, piccole. Devo dire che in Piemonte, rispetto ad altre regioni, mi viene sempre in mente la Calabria. In Calabria ci sono delle testate che hanno, mi scusi signore, non lo dico anche il termine, dei coglioni pazzeschi, cioè non hanno paura di niente, ok? Io dico la Calabria perché, la Sicilia anche volendo. Qui su certe cose, su quello che sarebbe un vago giornalismo di inchiesta, non la vedo molto lunga. Devo dire anche la verità che c'è un problema di tempo e di risorse umane, che vuol dire barra economiche. Però in altre regioni lo fanno molto meglio, l'inchiesta si fa. Qua siamo un pochino a Savoia, non lo so. Comunque, si fa poca inchiesta vera, non è utilizzato praticamente da nessuno il paywall, quindi della forma di accesso a pagamento all'informazione, come stanno facendo nell'ultimo periodo con uno degli ultimi atti suicidi, le grosse testate. Okay? Quindi voi leggete 5 pagine, alla sesta vi viene fuori un messaggino che dice: e adesso devi darmi 2 euro. Questi non hanno capito, scusatemi la battutona, che sostanzialmente uno non può
ragionevolmente. Una volta quando ti compravi un giornale te lo leggevi tutto, te lo portavi dietro con la carta, era bello, ciccione, ma ok, spendevi un euro e mezzo. Se uno andasse seguendo questa cosa dovrebbe, come dire, spendo 4 euro per questo, 4 euro per quello, ma io li leggo tutti. No. Quindi è molto più semplice usare, come facciamo, o abbiamo una testata veramente di riferimento, fidelizzatissima, va bene, se no funziona. Quindi non si utilizza, non abbiamo visto più di tanto utilizzato il crowdfunding, quindi una forma di finanziamento che in altre realtà, mi viene in mente quella francese, mi viene in mente quella sudamericana, diciamo pure americana, anche inglese, è stato utilizzato per finanziare in toto delle testate, piuttosto che diciamo per finanziare delle operazioni di espansione editoriale o di dichiarazione di nuovi prodotti da parte di testate già riconosciute. Non so perché, ma non ne so tanto, perché, però ci stiamo lavorando su. Ultimo, per chi batte se non Marco Memmena, turismo. Ecco, noi ci siamo buttati sul turismo perché ci sembrava una cosa interessante. Una cosa perché sostanzialmente il turismo è, dicono molti, il futuro di questa regione, ed è in parte vero. Poi non dobbiamo dimenticarci che questa regione realizza una quantità di innovazione veramente importante, non dobbiamo dimenticarci che questa regione ha una capacità manifatturiera enorme, ma questo è un altro discorso. E qui è molto brutta, nel senso che il presupposto da cui siamo partiti è questo, cioè che il processo decisionale della destinazione turistica avviene per grande parte online ed è importante fattore competitivo. Cioè, questo lo facciamo penso tutti, no? Nel nostro homus o donna viaggiatrice, cerchiamo online sia la destinazione, nel momento in cui abbiamo definito la destinazione, cerchiamo, non lo so, come dire, il vettore per il viaggio, prima l'albergo conviene, perché poi arrivi lì e poi non sai bene come va a finire, però ognuno ha le sue teorie, no? Prima cerchiamo un posto dove andare, poi cerchiamo, non so, lavoriamo molto di più, cioè, lavoriamo, ci sono delle persone, ahimè, tipo il sottoscritto, che sono patologico, faccio tutto online, poi mi compro la guida e me la porto in giro, non la leggo mai, oppure me la leggo nei ritagli di tempo, ma questa è un forma old style che poi fa anche bene. Allora, in questo contesto la situazione piemontese è un po' difficilotta, nel senso che l'informazione online sul turismo del Piemonte è fatta poco e male, un dato è venuto fuori, tra l'altro su quel tema lì, essendoci dei numeri più facilmente interpretabili, siamo molto avanti. Proprio perché ci sono state, qui bisogna confessarlo, molte attori istituzionali che hanno fatto partire, io li ho chiamati infiniti progetti online con soldi pubblici dell'Unione Europea, che spesse volte hanno avuto una vita transitoria, cioè sono iniziati quando sono arrivati i soldi, sono finiti quando sono finiti i soldi, e abbiamo dei meravigliosi siti fossili, ok? Ce ne sono una buona quantità. Poi ci sono degli attori istituzionali che lavorano molto bene. Mi viene in mente l'APT di Torino, storica, turismotorino.it.org, non mi ricordo più, l'APT di Asti che lavora molto bene, Alessandria un po' di meno, Cuneo sì, poi Cuneo hanno, ecco, a Cuneo la cosa bella è che hanno iniziato una segmentazione per tipologie anagrafiche, giovani, vecchi, medi, tipologie di passione, vai in bici, vai a sciare, vai, non so, ti butti con il parapendio, no, forse quella no. Non ci sono, ci sono dei, noi abbiamo fatto, ammetto questa è una autocitazione, abbiamo fatto partire un anno e mezzo fa un sito che si chiama Te Expo, che quasi per gioco abbiamo scoperto che fa più traffico di tutti i siti della regione Piemonte, di queste cose qua. Ci stiamo facendo delle domande come cittadini, nel frattempo stiamo sviluppandolo come pezzo di business positivo. Ci sono dei siti che probabilmente guidatorino.it.com, non lo so, non l'avete mai visto. Se voi è fanciulla, ovvero sia, cercate un sacco di cose su Torino, sugli eventi, sui monumenti, patapum. Guidatorino.com, il dominio, è gestito da una coppia italo-francese che vivono a Parigi. Lei è quella che fa i contenuti, lui è il nerd della situazione, si occupa della parte informatica. Ed è un sito, come lo chiamo io, imbuto, ci arrivi per dritto, attraverso, per disbieco, eccetera. Anche in questo caso, come nelle altre cose, ci sono molti siti, però i leader sono pochi, cioè quelli che abbiano un traffico significativo, che vuol dire poi un'inferenza economica importante, per il momento sono pochi. Speriamo che ci diano un aiuto, se vogliamo anche economico, per far finire questa ricerca, che secondo me è noi abbastanza importante. Fra un po' però in ogni caso tireremo fuori i numeri definiti per sempre. Penso di aver chiuso.
un po' di link. Ecco, quella roba lì sotto, se ci fate caso, è il mio ID dentro a Solid, l'ho messo per fare il figo, che è questo nuovo strumento fatto partire all'MIT da Tim Berners-Lee, che sostanzialmente serve per mettere in un contenitore, lui lo chiama un pod, delle informazioni che tu condividi con i social network, quelle e solo quelle, del tipo non mi andare a ciucciare altra roba. È molto interessante, è un po' nerd, l'interfaccia ci ho impiegato 4 ore per capirla cosa dovevo metterci e non è ancora completa la partita, però è un tentativo di salvare il salvabile. Basta, grazie.